Nasce il movimento giovanile della sinistra a livello nazionale ma anche in provincia di Taranto. Siamo con Oscar Lagioia che è il segretario provinciale. Beh, un movimento giovanile che, come già si comprende dalla aggettivazione, punta molto ai giovani. Qual è il messaggio, l'appello che rivolgete ai giovani, ai vostri coetanei? Il nostro, piuttosto che essere un messaggio, è una sfida. Vogliamo che il giovane si senta protagonista sul territorio e poter ritornare ad abbracciare quelli che sono gli argomenti a noi cari della sinistra in un territorio come quello tarantino, che ha visto succedersi diversi momenti elettorali in cui c'è stata una forte cannibalizzazione da parte dei partiti. Noi vogliamo creare continuità, non vogliamo limitarci soltanto agli appuntamenti elettorali, vogliamo creare continuità in modo tale che i ragazzi sappiano che sul territorio di Taranto e provincia c'è una realtà che li possa far sentire inclusi, protagonisti e partecipi attivamente su quelle che sono le necessità del giovane, e le tematiche sono davvero tante. Una militante del movimento giovanile della sinistra, Anna Chiara Serio. Una sfida quella di coinvolgere i giovani, perché i giovani hanno tante aspirazioni, hanno quel fuoco sacro dei valori in cui credere, in cui credono. Quindi anche per così cancellare, abbattere certi falsi miti, i giovani pensano solo alla discoteca, al pub, al Grande Fratello. No, ci sono dei giovani che vogliono identificarsi in qualcosa. In cosa nello specifico il movimento giovanile della sinistra vuole identificarsi? Vuole identificarsi in quelle ideologie, come detto precedentemente da Oscar, in cui noi davvero crediamo, a partire dal tema più caro al giorno d'oggi, che è quello del lavoro. Noi ora giovani, chi lavora già, chi è inserito già nel settore del lavoro, chi invece frequenta un'università, un domani dovrà andare ad entrare nell'ambiente lavorativo. Un ambiente lavorativo che al giorno d'oggi per noi però è molto sconosciuto. Quindi bisogna far sì che il giovane si interessi davvero del proprio futuro, ma anche del proprio presente. Infatti è proprio questo l'appello, ma la sfida soprattutto, che noi lanciamo ai nostri coetanei: interessarsi del proprio presente per capire quali sono le vere esigenze che noi abbiamo e trovare quelle soluzioni affinché possiamo diventare anche una futura classe dirigente politica.